sulle amministrative e su come è stata gestita soprattutto questa campagna elettorale. Ma questa campagna elettorale è stata gestita in modo molto civile, penso, e quindi con passione da parte di alcuni, ed è giusto che sia così, specialmente quando ci sono le competizioni a livello comunale. Io spero sempre, faccio come l'uomo che spera, che con la nuova amministrazione, con Leopardi, no, Leopardi sperava se, con la nuova amministrazione possa finalmente affrontare i problemi reali della nostra città, che sono enormi. Diciamo che non invidio per niente Nicola Cuomo, vincitore delle elezioni, perché teniamo problemi enormi, problemi di occupazione, le terme, il bilancio comunale, una città degradata in un modo pazzesco. Proprio c'è il degrado urbano, quella è una cosa proprio che dà più fastidio alle persone, la villa comunale è ridotta in uno stato pietoso. E mi auguro che comunque uno dei pregi della vecchia amministrazione, cioè il pregio della presenza dell'amministrazione contro, diciamo, eventuali, come devo dire, presenze un po' non mafiose, perché non si tratta di mafia né di Camorra, di Illegali. illegalità diffusa che c'era a Castellammare, era stata in un certo qual modo, diciamo, bloccata negli aspetti di periodo, insomma, in cui non c'è stato il sindaco precedente, e non è una lode la mia, per carità, è una constatazione, insomma, sono ritornate un po' tutte le illegalità che già conoscevamo. Quindi mi auguro che la nuova amministrazione abbia un occhio particolare per queste cose, anche perché ritengo che il cittadino comune, io per primo comune, quello che vuol vedere di una città è l'aspetto, la prima cosa è anche il turista, no? È l'aspetto, cioè che non ci siano i parcheggiatori abusivi, che la villa comunale sia pulita, che le persone siano un po' più gentili, anche i vigili urbani che siano un po' più gentili, sarebbe il caso di fare un corso accelerato sulla gentilezza da parte dei tutori dell'ordine. Apro una parentesi, quando ero ragazzo ricordo che c'era un rapporto tra i cittadini e i vigili bellissimo, c'era la Befana del vigile, si figura, cioè i cittadini il giorno prima della Befana, il 5 dicembre, portavano i regali ai vigili urbani. Lei si immagina oggi, insomma, perché? Perché c'è stata molta esasperazione, secondo me, da parte di chi li dirige, e sono diventati nemici dei cittadini. Questa è un'altra cosa che neanche sta bene. Io immagino una città diversa da questa. Non so se riuscirò a vederla anche per l'età, insomma, sono un po' anziano. Comunque spero sempre che, come diceva Leopardi, l'anno nuovo sia migliore dell'anno che è trascorso. Io spero che questa amministrazione sia migliore delle altre. Speriamo bene. Opinione sulle amministrative che si sono concluse lunedì? È stato eletto un sindaco che secondo me potrebbe far sì che cambi la situazione per Castellammare. Una richiesta? È un miglioramento della città che ne ha bisogno, che sta in uno stato di degrado. Speriamo che si formi una giunta, quindi un consiglio comunale che affronti le problematiche della città di cui ha bisogno. Auguri per il sindaco e per il consiglio comunale. Una richiesta al nuovo sindaco. Non ho capito. Una richiesta. Ah. È di rispettare tutto quello che lui ha fatto, le promesse nella campagna elettorale. Questo è il più importante che deve fare. E poi il lavoro per i giovani, che la maggior parte degli stabiesi stanno andando fuori e stiamo perdendo una generazione. Speriamo che arrivi il lavoro e Castellammare risorge, specialmente con le terme. Deve risorgere, che Castellammare ha bisogno del turismo e anche dell'industria. Però quello che vorrei dire a un sindaco che non l'ha fatto, che non l'ha detto nella campagna elettorale, ci sono parecchi locali che sono di proprietà del comune,
Ebbene, gli faccio mettere gli uffici e dopo pagare l'affitto, in modo vada, quei soldi vadano nella cassa del comune. Quando ci serve, cioè ogni anno che abbiamo sempre un aumento di ogni cosa, della spazzatura, allora quei soldi che si sparagnano verso le locazioni che si pagano, si possono risparmiare in questo momento. Praticamente c'è la caserma di Cristallina, dove è abbandonata parecchi anni di fronte alle terme. Si prende dei locali dove ci sono i carabinieri oppure i busicurezzi che pagano il pigione, si ristruttura quella caserma e si mette un'altra caserma, però non si paga il pigione e quei soldi possono andare nella cassa del comune e pure portare degli uffici al centro antico, non solo di fare delle botteghe, non le botteghe, che i mestieri che sono quasi finiti, ma bensì portare gli uffici e far venire un'altra popolazione verso il centro antico. Questo ha bisogno di Castellammare, il risorgimento del centro antico con le terme Salviane. Opinione sulle amministrative, i vari apparentamenti che sono stati effettuati? Sì, ma sì, facciamo sempre, diciamo sempre le solite cose. Viene uno ed è promette, viene un altro e promette, ma alla fine Castellammare è sempre un disastro. Non si conclude mai niente, spero che questo qua risolva qualcosa e metta un po' in ordine la Castellammare per il nostro bene. Speriamo che si faccia qualcosa di buono, altrimenti andiamo sempre peggio. Una richiesta al nuovo sindaco? Simpatico. Una richiesta? Migliorare Castellammare immediatamente. Una richiesta, se l'avesse di fronte, la prima richiesta che... Quando io arrivo al nord, che abito da tanti anni al nord, vedo questa distruzione della mia città e mi viene proprio un colpo al cuore, un'angoscia vedere questo lungomare così... L'Arenile, basta guardare, non chiedete, guardatevi intorno, solamente guardatevi intorno. Fate tanto per questa città, veramente vi prego. L'avete vista sempre più... Sempre peggio, ogni anno che arrivo sempre peggio, sempre sempre. Mi dispiace. Si è fatto un'opinione? Sulla crisi del PDL? Sì, che ha perso in quasi tutti i comuni e a livello nazionale. Ma io penso che le inchieste giudiziarie di Berlusconi stanno incominciando a venire fuori, per cui la gente incomincia a capire che ci sono dei problemi. Poi probabilmente ci sono anche delle lotte interne, non lo so, questo non glielo so dire precisamente, però penso che le inchieste giudiziarie sicuramente hanno un peso su questo fatto. Grazie. Penso che il popolo è stato eloquente, ha manifestato con gioia perché ama questo personaggio da sempre che fa politica, è uno stabiese, ama veramente Castellammare. Il popolo lo ha dimostrato ieri. Questa è la vittoria più grande, io credo. Prego, arrivederci. Una domanda, un'opinione sulle amministrative, come sono state condotte? Questa volta un po' più decentemente, penso. C'è stato un po' di caos nelle prime elezioni. E se dovesse fare una richiesta al nuovo sindaco? Di curare un po' Castellammare, ha tanti problemi, ha bisogno di essere curata per bene, iniziando dai percorsi stradali per i diversamente abili, dalla spazzatura, diciamo che è un po' rovinata ultimamente. Un'opinione sulle amministrative, come sono state condotte, i vari apparentamenti che sono stati effettuati? Guardi, mi sembra che ha fatto un ottimo movimento Melissi, ha fatto, mettendosi con Cuomo. Penso ha fatto un'ottima mossa, ha fatto Cuomo. Ha ben diversificato le varie zone da cui andare a vedere, dove poter prendere qualche voto in più. Ma mi ha fatto, vediamo poi Cuomo cosa farà. La figura di Melisse può essere un valore aggiunto o meno, secondo lei, nell'amministrazione? È un valore aggiunto, perché comunque come architetto penso che è una persona ben valutata al comune. Speriamo solamente che anche lui dia una mano a Cuomo. Un'opinione sulle amministrative, come sono state condotte, i vari apparentamenti che sono stati fatti? Ma mi sta facendo una domanda che io poco ne capisco, di politica non è il mio campo. Deve fare una richiesta al nuovo sindaco?
continuare quello che sta facendo il vecchio sindaco. Secondo me la vecchia amministrazione non stava sbagliando. Prego. Un'opinione sulle amministrative che si sono concluse lunedì? È una buona opinione. Come sono state condotte gli vari apparentamenti? Non lo so perché non ho seguito, però il risultato mi fa piacere. Insomma, quello che speravo. Castellammare al nuovo sindaco Nicola Cumo, un consiglio, una richiesta che deve effettuare nei primi 100 giorni? Penso che sia la prima cosa quello del rapporto con i cittadini in riferimento al settore viabilità, perché veramente Castellammare è diventata un po' fuori quota da un punto di vista dell'accettazione di un minimo di vivibilità della città. Per quanto riguarda poi ci sono problemi abbastanza molto seri, quelli della Fincantieri, quelli delle terme, per cui ci deve essere una serie di tavoli da immediatamente mettere in moto per cercare di definire una strategia di comportamenti occupazionali per la nostra città. Poi ci saranno altri mille problemi, però non ci sta un problema di 100 giorni, perché questo tipo di amministrazione e questo consiglio comunale avrà una durata di 5 anni e lavorerà bene per tutte e 5. Grazie. Un'opinione sulle amministrative, come sono state condotte? Come sono state condotte? Alla grande sono state condotte. E se dovesse fare una richiesta al nuovo sindaco? E fare il bene per la città, fare quello che non si è fatto fino adesso. Un bocca al lupo al sindaco Cuomo, che è una brava persona. Una opinione sulle amministrative che sono concluse ieri? È un'ottima scelta scegliere Cuomo, per la verità, perché un sindaco è una persona di Castellammare e quindi ci voleva una persona di Castellammare a comando, vuol darsi che qualcosa farà di buono. Domanda? Sì. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare? È che la villa diventi un po' più decente, perché a volte la manutenzione non viene fatta, le piante vengono lasciate un po' così come sono, magari un po' di decoro non fa male. Fare una domanda, una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare. Non lo conosciamo. Che Castellammare diventa di nuovo quella degli anni 60. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare. Forse è meglio che la fa lei. Ma aiutare noi giovani sicuramente, che ne abbiamo più bisogno di tutti. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare. Che mantenga le promesse che ha fatto e che diciamo veramente migliori Castellammare. Per i lavoratori delle terme, i lavoratori della Fincantieri, Stabia Porto, che mette a posto tutte queste persone che hanno bisogno, che veramente stiamo attraversando un periodo brutto di questa città. Possiamo fare una domanda? Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare? Mettere un po' di ordine, i parcheggi, non c'è sistemazione, ci sono questi parcheggiatori abusivi dappertutto, quindi la prima cosa questa. E poi un po' di disciplina per la villa, la sera, per i giovani, così ci consente anche a noi di far uscire i nostri figli con più tranquillità, sicuramente. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare? Ottima, persona capace, brava, probabilmente farà qualche cosa per la città, perché ci vuole, effettivamente ci vuole comunque. E quindi noi speriamo, almeno gli abitanti, i residenti, che qualche cosa possa cambiare su Castellammare comunque, perché è una città splendida, sta nel Golfo di Napoli, diciamo, è la parte più bella di tutta la penisola probabilmente. E quindi speriamo che le cose possano migliorare. E quindi vale per tutti questa cosa qua. La richiesta al nuovo sindaco di Castellammare. Guarda, ci trovi impreparati perché non è che abbiamo seguito molto queste. Vabbè, ma se dovessi chiedere, avendocelo davanti, che cosa ci chiedi? Un po' di, insomma, di ordine in più, come vigili urbani, qualche posto in più di blocco come carabinieri, qualcosa insomma sulla sicurezza della città. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare. È difficile farlo perché i problemi sono tanti, quindi la richiesta è quella di lavorare con serenità. Prego. Una richiesta, un consiglio o un'opinione su queste elezioni? Vabbè, più che altro è una richiesta,
Noi siamo del centro antico, ovviamente lui ci definisce un centro, cioè non periferia, ma noi siamo ghetto e non vogliamo rimanere così. Vogliamo sviluppo, lavoro, le terme e un po' di pulizia in generale, via. Questa è la prima richiesta. C'è il cantiere, lo stesso, è una cosa che ormai ci addolora questa cosa qua, perché noi non lo meritiamo, sia quelli dell'Acqua della Madonna del centro antico e sia tutta Castellammare. E questo penso che sia il sindaco giusto, perché è il sindaco dei cittadini, della gente. Se la Mare è il suo primo cittadino, un consiglio o una richiesta? Io spero che fa bene, ma soprattutto per Castellammare. Ci voleva un sindaco, ma avevamo bisogno di questo sindaco, però con la speranza che fa bene, non è che si chiude lì dentro e deve guardare un po' la gente, il quotidiano deve guardare. Quale secondo lei deve essere la prima cosa da fare? Vedere un po' la questione degli operai, le terme, un po' con i cantieri, vedere un po' di pulizia per le strade, la cosa importante è vedere un po' l'Arenile, vedere un po' le cose che si fanno in mezzo alla via. Questo, poi è difficile la situazione lì dal cantiere, è difficile quella delle terme, però un sindaco le deve affrontare, lui ha fatto delle promesse e noi speriamo che... Speriamo. Allora, Castellammare è il nuovo sindaco, un consiglio o una richiesta al nuovo abitante di Palazzo Farnese? Beh, insomma, che si occupi del turismo e di tutte le attività che possano far rifiorire questa città che ha montagna, mare, terme e un corso bellissimo, inoltre il lungomare, che è lo spazio in cui noi famiglie con i bambini ci riversiamo. Un augurio a Nicola, arrivederci. Una persona per bene, una persona che deve fare le cose per bene per Castellammare e noi siamo contenti, tutti i cittadini che l'hanno votato. Da commerciante che cosa si aspetta? Mi aspetto di... cioè tante belle cose che lui ha detto, tutto quello che ha detto sicuro che lui lo farà, sono contenta. Lei? No, noi non siamo di Castellammare, però abbiamo noi fatto anche noi una campagna elettorale pro Nicola Cuomo ovviamente e siamo contentissimi, appena abbiamo saputo il risultato ieri, anche noi qua eravamo felici della sua elezione, è vero, infatti noi l'abbiamo incontrato per strada, una persona squisita, sorridente, speriamo che, ecco come ha detto la signora, mantiene le sue promesse e che comunque dà una svolta a questo paese che ne ha bisogno, da studenti, lavoratori, commercianti e tutto. Se la Mare è al nuovo primo cittadino, qual è la vostra richiesta o un consiglio al nuovo abitante di Palazzo Farnese? Secondo me il primo cittadino non ha bisogno di consigli, è una persona per bene, siamo felici di aver avuto questo sindaco a Castellammare, siamo convinti che farà belle cose per Castellammare. È una persona squisitissima, l'ho conosciuto in prima persona e siamo felici di avere finalmente un sindaco per Castellammare. Prego. Un'opinione sulle politiche come amministrative, le elezioni amministrative, come sono state condotte? Bene, è andato tutto bene, tutto come devono andare queste cose. I competitor si sono scontrati con diligenza e alla fine la città ha deciso. Se dovesse fare una richiesta al nuovo sindaco? Deve capire quali sono le priorità. Buonasera. Un'opinione sulle amministrative, come sono state condotte? Sono state condotte bene e la persona più per bene di Castellammare è stato Cuomo, Nicola Cuomo. Viva Nicola Cuomo! Un'opinione sulle amministrative che si sono concluse lunedì? No, guardi, non ho seguito, purtroppo sono stato fuori per lavoro e non ho avuto l'opportunità di seguire. Se dovesse fare una richiesta al nuovo sindaco per il futuro? Beh, penso che ci siano tantissime cose da fare, per cui una sola richiesta non basta, bisogna darsi da fare seguendo diversi aspetti, quindi non vorrei ridurre tutto a una richiesta, francamente. Castellammare è il nuovo sindaco, qual è la vostra richiesta al nuovo primo cittadino? Non facciamo commenti.
come richiesta? No, 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 non sappiamo, speriamo solo che si comporta bene. Grazie. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare. Che ti devo dire? Mi fa piacere. Speriamo che fanno le cose buone per noi giovani. In bocca al lupo per lui. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare. Una richiesta? Una richiesta? Posso parlare io? La villa che da anni fa schifo. E quindi si dovrebbe proprio un assetto completo da capo per rendere un pochettino più vivibile la villa, di cui adesso non ce ne possiamo proprio servire. Grazie. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare. Ma guardi, essenzialmente di fare delle cose buone, possibilmente oneste, anche se poi mi rendo conto che in campo della politica forse non si può mai essere onesti al 100%, di dare un'occhiatina alla situazione delle terme e dei cantieri in primis. Per il resto Castellammare negli ultimi anni sta andando bene, quindi speriamo che continui su questa buona ondata. Una richiesta al nuovo sindaco di Castellammare, se ce l'avesse di fronte. Ma sono un amico, quindi mi fido del nuovo sindaco di Castellammare, non ho da fargli domande. Sono sicuro che lavorerà bene per questa città e quindi mi affido nelle sue mani tranquillamente. Non ho una domanda specifica da fare a Nicola, mi fido ciecamente.